Mi ha spiegato Don Luigi che nella lettera c'è scritto chiaro: queste cose disonorevoli non le ha fatte, Saverio mio, che il coraggio non gli è mai mancato e lui non è stato disertore. Questa brutta parola ormai ce la siamo imparata tutti: disertore o ribelle, è stato qualche altro disgraziato che proprio non gli andava di morire. Si vede che di quello la Madonna ha avuto pietà, gli ha messo una mano sulla testa e lo ha fatto scappare alla faccia degli ordini dei generali. Ma è un'altra la parola che ha condannato a morte Saverio, insieme agli altri come lui, che manco la Madonna li ha potuti salvare. Decimazione. Decimazione per dare un salutare esempio a quelli che sono scappati davanti a morte certa. Salutare per chi? Spiegatemelo voi, Giovanni. Di cose me ne avete spiegate tante, spiegatemi che esempio è quello di ammazzare la gente della propria stessa patria, cristiani innocenti che non hanno fatto niente per meritarsene. Spiegatemelo un'altra volta che cos'è questa patria, perché se la patria è una mamma che chiede questi sacrifici, allora è meglio nascere orfani. Voi credete? Donna Giovanna, vedo che piangete, vi avete finito tutte le parole, vi ringrazio. Finalmente qualche lacrima sincera per Saverio mio, che io manco una ne ho cacciata, mai, e neanche i figli suoi. Di parole me ne sono sentita dire tante, che parlare non costa niente, e poi io sono troppo ignorante, i discorsi di quelli istruiti, non li capisco, dicono, dicono, e poi tu resti là, con tanta pena nelle ossa, ti si mangia anche la voglia di respirare. Willkommen bei Radio Giano, Public History. Bienvenidos al programma del Radio Giano, Historia Pubblica. Welcome to Radio Giano, Public History. Radio Giano, Public History. Dozo okiki kudasai. Benvenuti all'ascolto di Radio Giano, Public History. Un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Radio Giano Public History, da Francesco Lioce che vi parla e da Marco Lodi alla regia. Quelle che abbiamo appena sentito sono le parole di Simona Ciammaruconi, che ci ha letto un passaggio del romanzo di Maria Teresa Ciammaruconi, Nel segreto dei nomi. Oggi introduciamo proprio così questa puntata, perché parleremo di questo libro, lo presenteremo come nostra consuetudine e lo faremo sia con l'autrice, la già citata Maria Teresa Ciammaruconi, e anche con il generale Albino Amodio, che insomma ci potrà parlare non soltanto del libro e del romanzo, ma ovviamente ci parlerà anche degli aspetti inerenti a una proposta di legge importante che insomma è sullo sfondo della prima guerra mondiale e che in fondo insomma un po' fa da cornice anche al romanzo di Maria Teresa Ciammaruconi, che è un romanzo che si gioca su due piani, cioè il piano familiare, quindi una famiglia intrisa di storie e anche di intrecci, e dall'altra parte, come dicevo, la storia collettiva, e quindi tra le altre cose è proprio la prima guerra mondiale, quindi tra pubblico e privato. E poi ovviamente ci sono tutta una serie di istanze, di tematiche che svilupperemo parlando di questo bel libro. E dico soltanto, prima di dare la parola all'autrice, che il libro è stato pubblicato dall'editore Ad Est dell'Equatore e in seguito a una vittoria, cioè una vittoria e un premio, perché è risultato vincitore alla 19ª edizione del premio inedito Colline di Torino, quindi questo per la narrativa, e quindi questo romanzo è stato meritevole di questo importante risultato. Allora, chiedo subito all'autrice, Maria Teresa Ciammaruconi. Lei è una personalità molto variegata, molto eclettica, che spazia fra la poesia e anche la pedagogia creativa, se possiamo dire così. Grazie. E adesso insomma si è cimentata con questo romanzo, ma da un po' insomma si confronta anche con la narrativa. Ma Maria Teresa, per parlare di questo libro, perché nessuno meglio di te ne può parlare, un libro tra l'altro molto articolato, no? Come dicevo io, tra storia privata di una famiglia
o di più famiglie addirittura, e dall'altra, insomma, lo sfondo della storia collettiva, della storia pubblica. E perché? Ecco, perché raccontaci qual è la matrice di questo tuo romanzo. Sì, sì, tanto ti ringrazio, Francesco, di darmi l'occasione per illustrare un po' anche la genesi di questo libro. Allora, la genesi, devo dire, è molto privata, no? Un mio parente un po' alla lontana, però con cui abbiamo avuto grandi frequentazioni da ragazzi in gioventù, no? Perché ci ritrovavamo nel paese della vacanza in Calabria, a un certo punto ormai eravamo tutti grandi, lui più che sessantenne, io più o meno come lui, e a un certo punto lo vedo turbatissimo un anno, turbatissimo perché dice: "Bah, io ho saputo delle cose del mio passato che non conoscevo. Ma che cosa è successo, Giovanni? Sai?" Dice: "Io mi chiamo Iannone, ma io non sono un Iannone, io sono un Celia." Infatti il romanzo si apre proprio così. E praticamente va a scoprire Giovanni Iannone, con cui abbiamo ormai affinato quest'intesa che stiamo portando ancora avanti. Giovanni Iannone scopre che sua nonna nel 1916 aveva lasciato il legittimo marito e aveva avuto, e parte, va via, con l'amante, e con il quale fa altri quattro figli. E qui incontriamo subito un problema di carattere collettivo che riguarda il divorzio. Automaticamente in quell'epoca un figlio che nasceva da una donna maritata, legittimamente maritata, prendeva automaticamente il nome del consorte. Non essendoci divorzio, non era contemplata la possibilità del disconoscimento o del riconoscimento di paternità fatta da un'altra persona. Ora, immaginate nel 1916 che cosa ha significato per questa coppia di fuggiaschi Questo evento, e il giudizio collettivo è stato terrificante ed è stato così pesante da creare 100 anni di silenzio. Ecco perché Giovanni Iannone non si capacitava, perché tutto questo silenzio alle spalle, perché il suo padre, i figli nati da questa relazione illegittima, non ne hanno mai parlato con i propri figli. Quindi ci sono stati 100 anni di silenzio in cui, quando i figli si chiedevano: "Papà, ma com'è che non abbiamo il tuo cognome?", il padre li tacitava o divergeva, dava spiegazioni a cui i figli si sono sempre arresi. E quindi qui si apre il primo problema collettivo, quello del divorzio. Quando poi io mi sono fatta coinvolgere da questo parente, che a un certo punto ha cominciato a scavare nel passato della propria famiglia, a cercare date di nascite, di morti, spostamenti, e mi ha fornito una serie di materiali, di informazioni legate alla vita dei personaggi, legati alla vita dei suoi nonni, dicendo: "Ma scrivi qualcosa", scrivi qualcosa. E io non sono una giornalista, quindi ho detto: "Beh, con questa materia inventiamo un romanzo." E quindi qua comincia il romanzo, dove ho inventato di sana pianta i caratteri delle persone, i dialoghi, gli ambienti, inventato però sempre sulla base di quello che è una realtà verisimile. Ecco, poi la Prima Guerra Mondiale, e questa signora compie questo gesto rivoluzionario nel 1916, in particolare il 27 febbraio del 1916. Il 116 sicuramente è la data dell'abbandono del tetto coniugale, e che sia il 27 febbraio, questa è una mia invenzione. E quindi siamo durante la Prima Guerra Mondiale.
Quando ricostruire la psicologia di questi personaggi, scavare nell'interiorità, nelle paure, nella vergogna, nelle fatiche, nella sofferenza, non era cosa facile, anche perché se oggi ammettiamo che una donna possa lasciare il marito per un altro, è difficile pensare che possa lasciare 8 figli per poi andarne a fare altri 4. Quindi è stato uno scavo psicologico notevole. Infatti quello che conta non sono tanto i fatti oggettivi, quanto ciò che io immagino sia dietro i fatti e che poi si ripercuote nelle generazioni future. Quando certo, i contenuti, no, di quei contenuti sì, che hanno animato le atmosfere di questi rami familiari, no, di questi, certo, di questi personaggi. Certo, il divenire interiore. Oh, quindi una donna che lascia 8 figli, io dovevo trovare una soluzione in che senso? La soluzione forse non è ancora avvenuta, perché poi anche i discendenti hanno sofferto di questi eventi, però un momento in cui lei si rendesse conto e prendesse consapevolezza. Proprio stavo ancora lavorando a questo intreccio, per cercare di trovare un divenire, di dare corpo a un divenire interiore della protagonista di questa donna, quando è arrivato a farmi una visita Albino Amodio a casa. Così siamo amici e ci siamo messi a chiacchierare. E lui mi ha parlato di questo episodio della decimazione dei soldati della Prima Guerra Mondiale e mi ha fornito praticamente lo spunto che poi ho sviluppato. Non so, Francesco. Bene, non adesso, adesso noi, visto che tu hai introdotto il generale, adesso noi andiamo in pausa, ascoltiamo un po' di musica e poi appena torniamo. E poi parliamo bene, subito della Brigata Catanzaro. Sì, va bene? Sì, ne parliamo subito con Albino Amodio, che sicuramente potrà. Guarda, darsi meglio che parli io prima della Brigata Catanzaro e poi lui ci parla di questo problema della legge di riabilitazione, che è successiva. Come successiva. Come preferite voi, ci sentiamo, cioè ritorniamo subito dopo la pausa musicale. Certamente. Radio Giano Public History. La tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura. Blinking, you were beautiful, just like a flower. I could walk with you for a million miles, and my feet would not get tired. Where you go, I'll go, winter or summer. I don't care if the seasons change, 'cause darling, I'll stay right here. Radio Giano Public History, quindi ci eravamo lasciati con questo, con questa intuizione, la Brigata Catanzaro. La Brigata Catanzaro. Allora, per creare un gancio fra l'intreccio privato e pubblico, devo aggiungere un'informazione. A un certo punto questa Giovanna, questa protagonista, viene aiutata, sostenuta da una donna del popolo, una vedova silenziosa che nasconde un segreto. A un certo punto questa donna svela il suo segreto. Lei è la vedova di uno dei decimati della Prima Guerra Mondiale. Avete trasmesso la lettura all'inizio. Sì. Dove lei... E chi sono questi decimati? Allora, la Prima Guerra Mondiale naturalmente è la prima grande guerra che coinvolge tutta l'Italia. Certo, nel sud spesso c'è poca consapevolezza. Che cosa è successo? Molti vanno in guerra, in particolare dalla Calabria sono circa 6.000 uomini che partono,
forse anche solo per un piatto di minestra, senza capire bene per chi combattono e i rischi che corrono. Comunque, fatto sta che questa brigata di 6.000 uomini, che si distribuisce in due diversi battaglioni, il 141 e il 142, contribuisce alla guerra notevolmente, al punto che lo stesso Cadorna, a maggio del 16, quando combattono sull'altopiano di Asiago, lo stesso Cadorna afferma che il brillante contrattacco delle valorose fanterie del 140esimo reggimento liberò due batterie rimaste sul monte Mashhad. Allora, è una compagnia, questa Catanzaro, che si è distinta, tant'è vero che siccome su questo monte Mashhad ha combattuto con la baionetta contro i cannoni, addirittura ne hanno fatto il proprio motto, che dice: sul monte Mashhad la baionetta recuperò il cannone. E la stessa Domenica del Corriere, a giugno del 1916, gli dedicò la prima pagina, celebrando proprio questi gesti eroici. Allora, furono 40 giorni di prima linea, dove la brigata perse un terzo dei suoi uomini. Dopodiché fu mandata nelle retrovie per qualche periodo di riposo. Non era appena arrivata nelle retrovie quando ritorna l'ordine di andare al fronte. E qui c'è una rivolta, c'è una grave rivolta della Brigata Catanzaro. In seguito alla rivolta, a parte le fucilazioni sommarie con cui è stata ferocemente repressa, e questo diciamo che è comprensibile, ma poi furono estratti a sorte 12 fanti che furono fucilati sul muro del cimitero di Santa Maria la Nova, appunto dove erano andati a riposarsi, e furono fucilati senza motivo, non erano neanche tra i soldati che si erano ribellati. Ma questo sicuramente, Albino, può essere più chiaro. Sì, sì, ma poi ci sono altri passaggi dei passaggi del romanzo su cui ti inviterò a ragionare, perché sì, secondo me, al di là della Prima Guerra Mondiale, poi adesso comunque sentiamo il generale, dico, ma al di là, certo, della Prima Guerra Mondiale, qui c'è una radiografia di tutte le contraddizioni tipicamente italiane dal Risorgimento, dalla fusione a freddo del Risorgimento in poi, insomma, non è, certo, soltanto un problema legato all'evento della Prima Guerra Mondiale. Comunque, se Maria Teresa, se hai concluso per il momento... Per il momento. Così, per far capire che cos'è la vedova della brigata, la vedova di uno dei fucilati, e naturalmente poi acquista lo spessore umano che deve acquistare nel romanzo. Sì, perché poi Albino ci parla della conseguenza, del tentativo che c'è stato per riabilitare la memoria di questi soldati. Ecco, ok, allora... Albino. Ecco, allora, generale Albino Modio, generale dell'aeronautica militare, e poi, come vedo dal curriculum, estensore, tra le altre cose, insomma, estensore della proposta di legge per la riabilitazione dei militari ai quali è stata inflitta la pena capitale durante la Prima Guerra Mondiale. Ecco, generale, questa cosa, fra l'altro, come spesso capita nei libri di storia, soprattutto di storia, diciamo, più ufficiale, viene, insomma, no, se non... taciuta, ma insomma viene ricordata con quel paio di righe che si utilizzano di solito quando la storia non piace ricordarla, no? Soprattutto alle classi dirigenti. Allora, insomma, lei da esperto, da uomo tra l'altro dell'aeronautica, ma proprio da esperto, perché sta approfondendo anche da un punto di vista giuridico oltre che storico questi aspetti legati alle decimazioni, che cosa può dire alle nostre amiche e ai nostri amici? Ma guarda, possiamo darci del tu, credo, no? Perché siamo in un caffè, prendiamo un caffè insieme e discutiamo di storia, del passato e del presente. Allora, nel Segreto dei Nomi c'è un lungo silenzio, io ho letto volentieri il romanzo di Maria Teresa, per cui questi figli non sanno perché hanno quel cognome e se è il cognome del loro vero padre. Cioè, questo silenzio si applica anche ai fatti storici,
spessissimo quando del fatto storico non si fa più una valore, una ricerca scientifica, ma un uso politico. L'uso politico della storia è un comportamento ricorrente che nasconde la verità per sostituirla con un'altra verità, più conveniente al momento in cui viene elaborata. La storia dei fucilati e dei decimati è prigioniera di questo uso politico. Benché documentatissime ricerche storiche di fior di storici abbiano dimostrato l'illegittimità delle sentenze di morte eseguite per reati contro la disciplina, perché parlo di illegittimità? Perché il codice penale militare prevedeva sì la pena di morte, che nel resto del codice civile era già stata abolita, quindi era marginalizzata e rimasta solo in vigore, ma per reati gravissimi, per fatti di sangue, per collusione con il nemico, per alto tradimento. Il generale Cadorna, con una circolare emanata subito dopo i primi mesi di guerra, perché nel 1915 l'Italia sferra un grande attacco contro le linee austriache, ma ottiene pochissimi risultati, e addirittura nel 1916 subisce l'offensiva austriaca in quella che chiameranno gli austriaci la Straf Expedition, cioè la spedizione della vendetta, perché erano stati considerati traditori, perché l'entrata in guerra dell'Italia, che avviene un anno dopo l'inizio della Prima Guerra Mondiale, non è così tranquilla. Nel paese e nel Parlamento sono maggioritarie le forze non interventiste, e addirittura il governo Salandra, quando propone in Parlamento l'entrata in guerra, viene messo in minoranza, e sarà il re a rifiutarne le dimissioni e a dichiarare l'entrata in guerra, cioè l'Italia entra in guerra contro la volontà del Parlamento. La disciplina di cui dispone l'esercito non è adeguata ad affrontare una guerra dentro la quale la consapevolezza patriottica non è affatto presente, si svilupperà soltanto dopo Caporetto, cioè quando per la prima volta i soldati dovranno difendere le loro case, i loro poteri, i loro poveri averi, diciamo. Ma in tutta la prima fase della guerra queste truppe fatte di contadini sostanzialmente, che non parlano neanche l'italiano, si esprimono in dialetto, a fatica riescono a comprendere gli ordini, commettono immancabilmente reati banali contro la disciplina, ma la circolare Cadorna autorizza i tribunali militari ad applicare la pena di morte. I soldati processati furono 262.481. Civili che lavoravano nelle fabbriche militari 61.972, i prigionieri di guerra 1.119. In conclusione di questi 4.028 processi si conclusero con la pena di morte quasi 3.000, 2.967 con imputati contumaci, e quindi la pena di morte non fu applicata, ma furono eseguite 750 condanne. Le sentenze di questi tribunali sono paradossali, perché affermano: noi in questa persona, nel comportamento di questa persona, non abbiamo trovato un reato tale da giustificare la pena di morte, però dobbiamo applicare la pena di morte perché serva di esempio agli altri.
cioè i soldati, potevano essere mantenuti al fronte solo con la paura di un danno immediato e più inevitabile del piombo nemico. Quindi, perdonami se ti interrompo un attimo, una sorta di deterrente psicologico da adottare su larga scala. Bravo, Francesco, hai detto perfettamente, psicologico, perché l'ispiratore di questa teoria del terrore fu padre Agostino Gemelli, il padre della psicologia moderna, il quale scrive una lunga lettera a Cadorna consigliandogli di utilizzare questo sistema, perché altrimenti... Poi dopo, nel 1917, c'è anche un fatto clamoroso, cioè le truppe russe cambiano obiettivo e fanno una tutt'altra guerra. Certo. Quindi la paura che questi contadini fossero contagiati, perché guardate, la guerra di trincea fu terribile. Prima parlavamo delle scoperte, no? Però aspetta, scusami, adesso ti interrompo perché andiamo, perché i contenuti sono davvero ricchi. Andiamo però di nuovo in pausa e poi quando torniamo continuiamo a sviscerare. Romanzo e storia, storia e romanzo. Sì, perfetto. Sì, no, continuiamo assolutamente. Grazie, Francesco. Sei all'ascolto di Radio Giano Public History, la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura. È una follia, lo so. Quanto dolore darò. Io non so se ce la farò. Tu tienimi la mano e andrò. Succederà che noi dal cielo con la pioggia cadremo poi, ma ti terrò sempre la mano, uscirà il sole, noi andremo lontano. Certe follie del cuore a volte sono opere d'amore, e questa non è un'avventura,
verrà la nostra luce, verrà. Verrà la nostra luce, verrà. Allora, abbiamo appena ascoltato La Fuga, una canzone di Gianni Iannoni, interpretata insieme a Carolina Mazzola, è un testo a commento del libro di Maria Teresa Ciammaruconi, insomma, di un omonimo nipote della protagonista Giovanna, quindi se non sbaglio, Maria Teresa. Sì, è lui. È l'omonimo nipote, perché io sono partita dal personaggio e che poi è reale, è nella verità. Mm-hmm. E quindi lui sta dando voce ai suoi nonni. C'è anche una, in questo caso, un intreccio fra letteratura e musica, perché quindi lui sta proseguendo attraverso la sua creatività le sue canzoni, sta mettendo Due canzoni sono state già incise alla SIAE, questa è un'altra, e quattro sono in preparazione. Quindi se c'è stato silenzio per 100 anni, adesso ci sono parole e musica fatte dai nipoti. bene, ma la storia è sempre un recupero da parte di quanti vengono dopo, no? Perché la storia va sempre riletta, ricercata, rivissuta, insomma, è chiaro, non si conclude mai una volta per tutte. No, anche perché gli eredi, che sono i nipoti e i pronipoti della famosa coppia di cui si parla, adesso sono stati molto coinvolti da questa cosa, e c'è stato un incontro di tutti quanti, quindi questa cosa sinceramente a me fa molto piacere. Ecco, se questo romanzo ha riunito tutti questi nipoti che sono sparsi per l'Italia, perché hanno preso coscienza delle proprie radici, e questo, devo dire, mi inorgoglisce. Bene, allora torno dal generale sì, Albino Amodio. Allora, Albino, tu quindi ci stavi ricostruendo esattamente queste dinamiche storiche legate al fenomeno della decimazione, insomma, a questa illegittimità, a questi tribunali davvero, insomma, approssimativi da un punto di vista giuridico, ma mi permetto di dire ancor prima che giuridico, probabilmente etico, perché mi sembrano, insomma, delle prese di posizione un po' sul piano morale, sul piano etico non ci sono attenuanti. Infatti mi sembrano quantomeno assurde, insomma, da teatro. E tanto è che gli stessi tribunali di guerra scrivono nella sentenza, quasi a loro discolpa, queste persone non meriterebbero la pena, siamo costretti a farlo. Quindi la magistratura alzava le mani, un po' se le lavava, insomma. E un po' se le lavava, esatto. E allora, il punto, nell'anno del centenario nasce l'idea di arrivare a un atto di riabilitazione di queste povere persone che erano state condannate a morte ingiustamente da una giustizia cruenta. La riabilitazione è un atto giuridico. Ci fu un tentativo di riabilitare un decimato della Brigata Catanzaro da parte di un pronipote, ma la Cassazione obiettò che la riabilitazione può restituire l'onore militare se è l'effetto di una sentenza approvata dal tribunale di riabilitazione, di sorveglianza. Però per accedere alla istanza di riabilitazione può farlo o un congiunto vivente dell'imputato prima, o l'imputato stesso prima che la condanna sia eseguita. In questo caso, nel centenario, non c'era nessuno dei due, né il parente convivente né l'imputato, che era stato fucilato sul Carso o a Cercivento, insomma. E allora la proposta giuridica, frutto di un lavoro molto appassionato e molto approfondito, risolse il problema disponendo che la magistratura,
nella sua autonomia, perché il governo non può fare un atto per dire riabilitiamo tutti perché quelle sentenze sono sbagliate, perché violerebbe l'indipendenza della magistratura. È la magistratura stessa che può mettere in discussione le proprie sentenze. E allora la proposta di legge all'articolo 1 stabilisce che la richiesta di riabilitazione avviene d'ufficio. Cioè la legge si limita a dire al procuratore generale militare: riapri tutti gli atti dei processi e valuta attraverso la Corte Militare di Appello se queste sentenze sono state giuste e confermale, se non sono state giuste annullale e riabilita il fucile chi le ha subite. Quindi, come vedete, questa istanza, questo tentativo di ridare alla storia il suo valore di maestra di vita, perché è vero che la storia è maestra di vita, ma la storia siamo noi. Se noi costruiamo un uso politico della storia, sarà maestra dell'inganno, come quei figli del romanzo di Maria Teresa, che non hanno diritto a conoscere chi è il loro padre, diciamo. Certo, ma c'è questa legge, diciamo così, garantista, viene approvata alla vigilia del centenario, cioè proprio nella seduta del 20 maggio 2015 alla Camera dei Deputati all'unanimità, e poi viene trasferita al Senato. Lì torna in campo il nemico invisibile, cioè l'uso politico della storia, per cui la legge viene affossata e dopo un lungo tormentato tentativo di eliminarla completamente, la questione della riabilitazione, il Senato decide con un ordine del giorno votato in commissione di applicare una targa al Vittoriano, in cui addirittura nella prima stesura si diceva che la Repubblica perdona questi soldati. Perdonare di essere stati fucilati ingiustamente. Fortunatamente il testo viene aggiustato e la Repubblica riconosce che questi soldati sono stati condannati con giudizi sommari. E quindi quasi un errore giudiziario. Siamo molto lontani dalla riabilitazione, perché il coraggio di guardare nel segreto dei nomi l'Italia non ce l'ha avuto. Cioè, quindi questa che io racconto in questo libricino che si chiama Papaveri Rossi, perché sulle tombe di questi soldati vegliano solo i papaveri rossi di De André, nessun altro. Su queste povere persone il diritto alla restituzione dell'onore è stato loro negato. Da che cosa? Diciamo, ancora una volta dall'uso politico della storia. L'entrata in guerra fu contrastata, come ho detto prima, diciamo, e fu un atto di volontà del re che piegò il Parlamento. Ma dopo la ritirata di Caporetto viene rimosso Cadorna, si forma un nuovo governo di coalizione gestito da Vittorio Emanuele Orlando, e addirittura alla fine della guerra, che si concluderà con 8 milioni e mezzo di morti, i soldati italiani furono 600.000, 20 milioni di feriti gravi e di mutilati. E qui consentitemi una parentesi letteraria, diciamo, il grande compositore Ravel compone un concerto per pianoforte ed orchestra da suonare con la mano sinistra. Perché fa questo? Perché un suo amico filosofo austriaco gli chiede di scrivere questo spartito per il fratello, che era un pianista, che durante la Prima Guerra Mondiale ha perso il braccio destro. Ah, grazie Albino, ci hai dato questa informazione.
No, bella, quindi diciamo è stato anche quello, perché poi io non lungi da me, io sono pure stonato, Francesco, perdona, lungi da me da poter giudicare la musica di Ravel, ma se leggi le parole capisci che noi il problema centrale è: ma come le raccontiamo le guerre? Le raccontiamo come scontri tra dei ed eroi. Il primo, il più responsabile di questo delitto, è Omero. Di fronte allo scontro finale tra Ettore e Achille fa partecipare quattro divinità. Giunone da una parte, Zeus da chi riprende la lancia di Achille, chi riprende lo scudo. Cioè, alla fine, l'eroismo è la nobile coperta che nasconde i crimini della guerra, che ci sono in ogni guerra, e non c'è fronte interno che regga. Oggi si parla di che cosa sta succedendo in Russia, ma anche in Italia durante la prima guerra mondiale, per non parlare della seconda, tribunali speciali. Cioè, alla fine della prima guerra mondiale, il governo Nitti, il 2 settembre del 1919, è costretto ad approvare un'amnistia generale, perché ci sono già ancora 800.000 condanne da scontare e 50.000 in attesa di processo. Le truppe vengono mantenute in caserma per un anno dopo la fine della guerra. Vi sono spiegato? Certo. Beh, ma quello, perdonami Albino, tu prima giustamente parlavi della trincea, no? Tra l'altro noi abbiamo avuto la grandissima poesia di Giuseppe Ungaretti, no, in Italia, perfetto, no? Ha sublimato e ha ricostruito esattamente proprio quel clima, quell'atmosfera davvero tragica. Però dico, quello diventerà sostanzialmente il nucleo fondante poi dei totalitarismi, perché tu accennavi alla Russia, ma non dimentichiamoci che di lì a poco, tra quello che farà Fiume d'Annunzio, poi il fascismo, il nazionalsocialismo, cioè tutti prenderanno... il fascismo è il frutto malato della fine della seconda guerra, della prima guerra. Attingeranno a piene mani per il consenso proprio in quel clima di frustrazione, di discontento, di psicosi, di shock, no? Di trauma generazionale. Per cui sostanzialmente ci sarà un enorme, un'atmosfera di sospensione che sostanzialmente finirà soltanto nel 45 con la fine della seconda guerra mondiale, perché la prima guerra mondiale un po' è soltanto l'anticamera di quello che poi ci sarebbe stato fra il 39 e il 45, insomma, se esatto. Insomma, quindi è un prolungamento in quest'Europa, però io adesso non mi spingo oltre, diciamo che probabilmente... No, però dopo, e tu mi hai posto una questione interessante che voglio sviluppare, che riguarda proprio il corrispondente di guerra, e riguarda i giornalisti. Però aspetta, facciamo così, adesso andiamo, perdonami. Se dopo arriviamo a quello. Sì, andiamo di nuovo in pausa, poi ritorniamo subito e continuiamo a parlare di queste bellissime, cioè tragiche, ma è bellissimo parlarne perché riportiamo alla luce, insomma, le verità sepolte. Radio Giano Public History, la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura.
Eccoci su Radio Giano Public History, Francesco Lioce, Marco Lodi alla regia, ma soprattutto eccoci con Maria Teresa Ciammaruconi nel Segreto dei Nomi. Stiamo parlando di questo romanzo interessantissimo che fra l'altro sta ponendo delle problematiche storiche notevoli e qui ne stiamo parlando oltre che con l'autrice anche con Albino Amodio. Albino, dovevi aggiungere qualcosa prima della pausa, ma adesso puoi tranquillamente dirci. No, volevo, diciamo, citare un ragionamento di un vostro collega giornalista che per garantirvi la privacy, però è un consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che è chiamato a commentare questi fatti, decide di eleggere a corrispondente di guerra perfetto proprio Ungaretti con la sua famosa poesia, e fa questo in base a un esame della deontologia professionale. Allora, che cosa contiene Ungaretti nel suo reportage? La prima parte è la notizia: di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Questo rispetta il principio dell'obbligo inderogabile della verità sostanziale dei fatti. Quella guerra fu distruzione. Il rispetto per le persone, di tanti che mi corrispondevano, non è rimasto neppure tanto. Non c'è il sangue, la foto raccapricciante, la domenica del Corriere, no? La prima pagina. E alla fine, l'ultima parte, il commento separato dei fatti, ma nel cuore nessuna croce manca, è il mio cuore il paese più straziato. Ecco, secondo un autorevole rappresentante dell'Ordine giornalisti, questo è un report di guerra perfetto. Non so se siete d'accordo. Sì, sì, perfettamente, Albino. No, mi piace molto che hai fatto questa citazione. No, ma sicuramente il rapporto fra storia e letteratura è sempre stato, non a caso Albino ricordava insomma il nostro archetipo, cioè il padre dei poeti, Omero, quindi noi dalla guerra di Troia, insomma dall'Iliade. Cioè, che abbiamo, è tutta una storia di eroi e di dei. Sì, però dico i poeti, gli scrittori romanzieri, ricordiamoci anche quello che farà Ernest Hemingway, no? Proprio per raccontare la prima guerra mondiale, no? Ma poi le opere che parlano di guerra, insomma, sono state sempre tante, e spesso, ecco, sono più i poeti e i romanzieri o i drammaturghi a raccontare la storia effettivamente avvenuta, no? Con le problematiche, le contraddizioni, no? Le istanze tragiche, che non magari gli storici ufficiali che, come dici tu, cercano di accomodare per una storia politica. L'uso politico. Di questo sono poi convinta. Da oggi puoi aggiungere anche i musicisti, visto che Ravel ci racconta la mano sinistra. Certo. Sì. No, ma io adesso, scusami Albino, tornerei da Maria Teresa Ciammaruconi, perché volevo dire a Maria Teresa proprio questo. Cioè io il libro è veramente molto articolato, fra l'altro sono due parti, quindi sono in tutto una ventina di capitoli, se non ricordo male. Sì, grosso modo. Ecco, quindi c'è una prima parte e una seconda parte, poi questi capitoli che hanno sempre dei titoli, questo un po' in una tradizione felicemente anche, diciamo, da romanzo settecentesco, no? Da romanzo morale, perché spesso si leggevano questi incipit, questi titoli a mo' di incipit. Mi ha colpito molto il terzo capitolo della prima parte, proprio perché ci sono tutta una serie di spie che si accendono. Quando io in apertura parlavo, no, delle contraddizioni della storia italiana, cioè al di là poi della prima guerra mondiale, ma insomma lui che era nato troppo tardi, no? Cioè leggo qualche riga, lui che era nato troppo tardi per marciare accanto a Garibaldi, no? Si sarebbe contentato di offrire i propri servigi, per modesti che fossero, a quel re piemontese che, tra rivolte e dissensi, era pur sempre una testa coronata. Certo, avrebbe preferito la familiare regalità borbonica, ma un maestro non può mettersi a criticare il governo della nazione, no? Deve essere esempio per i discepoli, e guai a lui se, anche in forme larvate,
state, semina il germe della ribellione. Tutte queste, di fronte poi alla retorica a cui tu spesso fai cenno, no? Nelle pagine del romanzo, e tra l'altro poco sopra queste righe che ho letto, no? E poi arrivò, tu hai scritto, e poi arrivò quel momento incomprensibile per un sud che ancora non ce la faceva a dirsi Italia. Dopo un anno, quello che diceva anche Albino, no? Dopo un anno di discussioni, proclami, titoloni sui giornali, qualcuno disse che la patria chiamava la meglio gioventù a difesa del sacro suolo. Insomma, con la maiuscola. Sì, sacro suolo che tu splendidamente scrivi con entrambe le S maiuscole. Certo. Insomma, io dico, effettivamente qui in retrospettiva, no, a flashback, si vedono anche tutte le contraddizioni a proposito di storia manipolata del risorgimento che ci viene ancora narrato in modo agiografico, no, di questi mille che sbarcano, insomma, e che coraggiosamente liberano. Insomma, è effettivamente anche la storia del risorgimento, insomma, ahi noi, deve ancora essere scritta, esattamente, sì. No? Perché va rivista anche quella. Io faccio giusto qualche cenno, anche il fatto che il maestro è un po' incerto, no? Fra Garibaldi, sì, però insomma pure i Borboni mica erano male, no? Questo fatto che Garibaldi è sempre passato come un eroe assoluto, e l'aggettivo borbonico sta a significare arretrato, proprio nella lingua italiana, borbonico vuol dire retrivo e arretrato. Non è propriamente così, insomma, perché i Borboni hanno comunque dato anche un grande contributo, e non Garibaldi, bisogna vedere se è stato poi sempre un liberatore. Dico, al di là dell'uomo che era un guerriero, però chi lo mandava non lo ha mandato proprio per liberare e basta. Insomma, è una storia più complessa a cui ogni tanto faccio riferimento. Peraltro la famiglia dei Celia, che poi è il vero nome di questi figli, no? C'è la famiglia Celia, era sempre stata gente, non lo dico nel romanzo, però conosco la schiatta, diciamo, ed era sempre stata gente politicamente impegnata, o con i garibaldini o con i borbonici. Ci sono storie legate a fughe dai carceri, ribellioni al padre borbonico da parte del figlio garibaldino. Ecco, la famiglia dei Celia sicuramente era una famiglia impegnata politicamente, anche se poi io non sviluppo questo aspetto in particolare. Ecco. Bene, ma su questo volevo sentire anche Albino un attimo, cioè, perché noi abbiamo accennato a quello che diventa una, cioè alla trincea, no? Quindi al grande disagio, al grande trauma della generazione della Prima Guerra Mondiale, che poi sostanzialmente diventa anticamera di non soltanto del ventennio dei totalitarismi, non soltanto in Italia, in Germania, insomma, no? Ma pensiamo anche alla Spagna, sebbene la Spagna sia rimasta fuori da entrambe le guerre mondiali. Però insomma c'era un'atmosfera generazionale anche in Russia, no? Pensiamo a Lenin che proprio nel 17, no? il bolscevismo riesce poi a sovvertire lo zarismo, per cui c'è un cambio di passo epocale. E dico, questo in una, diciamo, dalla Prima Guerra Mondiale in avanti, però ecco, io facevo quel cenno nello specifico alla storia italiana, perché effettivamente è probabile che nella Prima Guerra Mondiale noi abbiamo pagato dazio per quelle che erano le contraddizioni che ci portavano dietro dal Risorgimento, cioè da quella fusione a freddo, dalle contraddizioni dell'Unità d'Italia, dalla repressione del brigantaggio, che non fu un fenomeno criminale ma fu una guerra civile, cioè, quindi anche questo noi... Gino Aprile ha scritto ultimamente, qualche anno fa, una decina d'anni fa, no? Pino Aprile, che scrisse quel libro, purtroppo ho dimenticato il nome, ma comunque rivisita tutta la questione dell'unificazione italiana sotto un profilo ben diverso, e la vede come guerra di occupazione. Ma tu, Albino, su questo quanto influì su quel disastro, diciamo, no, giuridico, militare, istituzionale, quanto influì la contraddizione del Risorgimento? Terroni, ecco qual è il titolo, Terroni.
Guarda, Francesco, qui la prima guerra fu un disastro non solo per noi, per tutti i belligeranti. Quando ho detto 8 milioni di morti e 20 milioni di invalidi, diciamo, la frase scemo di guerra nasce sulla frontiera orientale, sugli altopiani di Asago, quando alla fine della guerra si aggirarono per mesi e mesi persone che non erano in grado più di ragionare, che erano vittime di shock post-traumatico e venivano derisi da tutti gli abitanti del paese e scacciati da un paese all'altro, chiamandoli scemo de guerra e senza pensione, diciamo. Chi è che esce vincitore dalla prima guerra mondiale? La tecnologia militare. Vengono sperimentate le armi chimiche, non solo i 200.000 aeroplani, i mezzi corazzati, cominciano i carri armati, le autoblindate, la Fiat diventa una grande industria metalmeccanica alla fine della guerra. I tedeschi mettono in mare una flotta di sottomarini così aggressiva che convincono gli americani ad intervenire per riconquistare il diritto alla navigazione in Atlantico. Tutti gli altri paesi, chi in un modo, chi in un altro, escono, diciamo, dalla prova della prima guerra, gli imperi centrali si sfasciano, il fronte orientale i Balcani, comincia l'odissea dei Balcani, e l'Italia paga un prezzo più alto perché la storiografia dominante ha voluto attribuire alla prima guerra mondiale l'ultima fase del risorgimento, ma non fu affatto questo, cioè la questione meridionale si ingigantisce e rimane tuttora irrisolta proprio sulle condizioni che furono poste alla, cioè il sud non entra a far parte dell'Italia unita, infatti, e questo è un prezzo che ancora ci portiamo dietro. Se la sanità militare, no, la sanità, non quella militare, la sanità militare calabrese è ancora alla ricerca del 76esimo commissario e le radici sono lontane. Certo. Comunque, allora facciamo così, allora andiamo, la puntata è ricchissima, ma comunque il tempo è anche tiranno, per cui ci abbiamo verso la conclusione. Ricordo alle amiche e agli amici che stiamo presentando Nel segreto dei nomi, romanzo di Maria Teresa Ciammaruconi, e siamo qui anche con il generale dell'aeronautica militare Albino Amodio. Adesso andiamo di nuovo in pausa e ascoltiamo un altro stacco musicale e poi ritorniamo qui e ci avviamo anche alla conclusione di questo bellissimo incontro e questa bellissima chiacchierata. Radio Giano Public History. Ci puoi trovare su spreaker.com e sul nostro sito gianophaps.it. Radio Giano Public History, Nel segreto dei nomi. Maria Teresa, allora, tornando, abbiamo parlato davvero tanto della storia, della prima guerra mondiale, sì, delle contraddizioni, ma torniamo agli aspetti che riguardano la storia familiare e quindi come questa storia familiare diventa storia familiare però anche collettiva. Cioè, certo, nel 1916 non è previsto il divorzio, c'è una giurisprudenza che oggi, insomma, non esiste più, per cui
il riconoscimento, il disconoscimento erano delle dinamiche imprevedibili, cioè impreviste, no? Certo, dal codice. insuperabili, okay. Certi difficoltà erano insuperabili. Ecco, però diciamoci anche questo, no? Poi al di là di questi aspetti ovviamente giuridici, sociali, culturali, però c'erano anche dei fattori antropologici ben precisi, no? Che poi magari nei decenni successivi, soprattutto diciamo dagli anni 60 agli anni 70 in poi, sono cambiati del tutto. Quanto però secondo te quelle difficoltà mettevano alla prova poi il carattere delle persone? Perché in fondo, diciamoci la verità, scusami, non, poi chiudo e parli, sì, parli te, diciamoci la verità, cioè comunque quando c'è un recinto che si scavalca, si mostra sempre, nel bene o nel male, di avere un carattere, ci si contraddistingue, e questo fa la protagonista del romanzo, no? Cioè, certo. Ok, io amo un altro uomo, cioè vado via, certo, con l'uomo che amo, ok? Certo. Cioè, la legge non lo permette, non lo permette la religione, non lo permette la consuetudine antropologica, ma io ci credo, lo sento e lo faccio. Certamente. E infatti, Giovanna, come poi ho dedotto dai documenti, fu fidanzata a questo quando aveva 16 anni, quindi un matrimonio combinato, come erano tutti i matrimoni combinati. E quindi lei rimane sempre, accetta questa situazione perché non ne conosce altre, perché neanche gli viene in mente, no, di ribellarsi a questo matrimonio imposto, però poi tiene viva in sé il senso della contraddizione e della sofferenza. Quindi intanto soffre all'interno di questo matrimonio con un uomo buono, peraltro, un uomo che si occupa di lei, che cerca di comprenderla, però non è l'uomo che ha scelto. Allora, spesso tra i lettori di questo romanzo sorge questa discussione. Allora, c'è chi dice sì, perché l'amore supera tutto, e lei nel momento in cui prova l'amore ha il coraggio di superare la tradizione. Invece qualcuno dice no, lei se ne sarebbe andata comunque, anche se non avesse incontrato questo amore. Questo non possiamo saperlo, va bene, però mi piace che ci sia queste possibilità. Io penso che le due cose non sono in contraddizione. Da una parte Giovanna ha avuto questa occasione, l'occasione di incontrare quest'uomo, però che gli ha dato la spinta per dare un calcio alle tradizioni millenarie, ecco. E poi che cosa succede dopo? E questa vergogna soffoca quella che era anche una percezione che Giovanna aveva del mondo, una percezione quasi extrasensoriale che aveva. Lei la perde perché la realtà è talmente dura, è talmente feroce, che lei deve stare con i piedi per terra, però appunto rafforza la sua personalità, per cui questa donna poi è molto amata dai quattro figli che nascono dalla passione, e sono quattro figli che la considereranno una santa per tutto il resto della loro vita. Poi qualcuno mi chiede, ma quegli otto figli che sono stati abbandonati? Diciamo che ho poche notizie, però io volevo lasciare questa donna da sola, letterariamente avevo bisogno di lasciarla col rimpianto di non averli accuditi, col rimpianto, col dolore di averli perduti e di sentirsi come la patria. Ecco perché quel dialogo con Innocenza è un dialogo importante, perché lei si sente un po' come la patria. Lei, da quella donna istruita che è, voleva insegnare a Innocenza che deve essere fiera di suo marito che è morto per la patria, però l'Innocenza dice meglio nascere senza madre, e allora lei si rende conto che per i suoi figli è stata come la patria, gli ha dato la vita e poi li ha fucilati. Quindi non c'è più confine fra pubblico e privato, ecco. Queste due donne
collegano una situazione privata fatta di emozioni, di sentimenti, di sofferenza con quello che è un contesto storico. Bene, allora stiamo per concludere. Albino, tu vuoi aggiungere ancora qualcosa? Sì, un pensiero mio personale sul libro Nel segreto dei nomi, perché Maria Teresa Ciammarugoni viene dalla poesia e ora dice di aver scritto un romanzo, però ti invito a cogliere questa ipotesi, diciamo, ogni due o tre pagine ci sono almeno due righe, tre righe che sono una poesia. Quindi, pur dedicandosi alla prosa, troverai varie poesie che abbandonano la ricerca della rima o della relazione alla concisione. Albino, io ti ringrazio. Quanto riguarda, no, ma è così, Maria Teresa. È così la poesia è rivoluzionaria, confine, c'è poco da fare. Il confine fra poesia, prosa, teatro. Io vorrei che la lingua abbracciasse tutti questi stilemi e diventasse una cosa sola. Questa è la mia ambizione. No, ma sicuramente si percepisce dalla lettura che è il romanzo di una poetessa, cioè il romanzo storico bravo, Francesco, si percepisce quello sì. Poi questa proposta di legge che per ora non ce l'ha fatta, anche se aveva dei sostenitori illustri che purtroppo non sono stati ricandidati, nessuno. Però io insieme a loro ci sentiamo sconfitti ma non rassegnati, perché il diritto alla riabilitazione dovrà essere conseguito e anche Radio Giano ci aiuta. Bene. No, beh, noi siamo contenti di poter dare il nostro contributo a delle tematiche così importanti. Partendo ovviamente poi dalla presentazione di un romanzo, per cui è un momento sicuramente di approfondimento letterario, però è anche vero che poi ci sono delle tematiche come queste storiche, giuridiche, politiche che stanno sullo sfondo, insomma, che sono altrettanto importanti e che stanno a cuore di Radio Giano e poi in particolar modo anche della Public History, per cui noi di questo siamo sicuramente soddisfatti. Grazie dell'ospitalità. Grazie Francesco, Marco, siete bravissimi. Grazie, ciao, grazie. Allora io ricordo ancora alle amiche e amici che abbiamo presentato Nel segreto dei nomi di Maria Teresa Ciammarugoni per la casa editrice Ad Est dell'Equatore. Ricordo che è intervenuto insieme all'autrice Albino Amodio, generale dell'aeronautica militare, estensore della proposta di legge per la riabilitazione dei militari ai quali è stata inflitta la pena capitale durante la Prima Guerra Mondiale. Mi sembra opportuno leggere proprio la dicitura esatta. E ringrazio anche Simona Ciammarugoni per la bella lettura con la quale abbiamo introdotto la puntata. E poi ricordo anche con piacere Gianni Iannoni, che è autore della canzone La Fuga, che ha cantato il suo testo insieme a Carolina Mazzola. Insomma, mi sembra che autore della musica e personaggio del romanzo. Sì. Oltre sì, che infatti, promotore del romanzo stesso, con la materia che mi ha fornito. Sì, no, fai bene a ricordarlo. Insomma, mi sembra che abbiamo dato tutti gli input necessari per interessarsi a questo libro, che è davvero ricco da tutti i punti di vista. Bene, io ringrazio Marco Lodi alla regia e spero di ritrovare di nuovo altri ospiti così motivati e così stimolanti. E Francesco Lioce saluta le amiche e gli amici di Radio Giano Public History e ci ritroveremo sicuramente con altre puntate. A presto. Arrivederci. Ciao. Arrivederci a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Thanks for having joined us on Radio Giano Public History. Sie haben Radio Giano Public History gehört. Vielen Dank. Muchas gracias por haber escuchado Radio Giano Historia Pública. Grazie per aver ascoltato Radio Giano Public History.
ラジオジャーのパブリックヒストリーお聞きいただきありがとうございました。